Siamo all'Archivio di Stato per la conferenza stampa di presentazione del calendario del Festival Architettura in Città, che quest'anno è ospitato nella più ampia cornice delle città visibili. Qual è il ruolo dell'architettura nel Festival di Torino Smart City, voluto dall'assessore La Volta? Il Festival Città Visibili, così come del resto il Festival dell'Architettura, saranno l'occasione per questa città per riflettere su qual è il modello di sviluppo economico e sociale che immagina per il prossimo futuro. E quindi naturalmente il contributo degli architetti è fondamentale da questo punto di vista. Sicuramente un altro valore altrettanto importante è quello in termini di pianificazione. Una città che vuole essere intelligente, che vuole trasformare se stessa, deve anche immaginare come cambierà forma e come questa forma sarà compatibile al modello di sviluppo economico e sociale che si andrà a definire. E gli architetti da questo punto di vista sono inevitabilmente protagonisti. Un protagonismo ribadito da Carlo Noverino, presidente della Fondazione Ordine Architetti, organizzatrice del Festival Architettura in Città. È una straordinaria occasione per la nostra città, una sessantina di organizzazioni culturali e scientifiche che attivano un processo di lettura dell'architettura vista da molti punti di vista e ne fanno oggetto di riflessione in 4 giorni intensi di iniziative. Un'iniziativa di grande interesse anche perché consente, facendo rete locale, di offrire della Torino e della sua provincia un'immagine culturale, un'immagine attenta alla ricerca e all'innovazione che ha un grande valore nel processo internazionale di offerta di valori urbani. Questo è un processo al quale contribuisce la Fondazione dell'Ordine, l'Ordine e tante associazioni culturali presenti sul territorio. È un processo che fa rete, è un processo che mette Torino in rete, che offre di Torino un'immagine straordinaria. È un processo che fa ben pensare che queste iniziative possano permettere alla nostra città, al nostro sistema di competere per esempio sui progetti più generali di Smart City nei quali ci sentiamo impegnati. Smart come sinonimo di intelligenza, ma anche di capacità di ottimizzare le risorse, come afferma Riccardo Bedrone, presidente dell'Ordine Architetti di Torino. Ma già l'anno scorso, quando abbiamo fatto la prima edizione, c'erano le avvisaglie di una crisi che poi naturalmente è peggiorata, si è inasprita e quindi avevamo pensato a una manifestazione a basso costo. Questa è la seconda edizione, la situazione come temevamo è peggiorata e siamo riusciti a fare lo stesso questo evento. Spendendo pochissimo si possono fare molte cose, infatti nella presentazione abbiamo reso noto che ci sono quasi una cinquantina di eventi direttamente realizzati da noi, 12 mostre e una quindicina di altri avvenimenti extra festival, quindi circa 80 occasioni diverse in 3 giorni. Con un costo complessivo di 80.000 euro, in parte coperto da sponsorizzazioni, il che vuol dire che certi grandi avvenimenti che vengono promossi a colpi di costi pubblicitari enormi che costano migliaia di euro, centinaia di migliaia, sono sproporzionati rispetto poi magari ai risultati. Noi con pochissimo diamo occasione a tutti i cittadini, perché si tratta di eventi quasi tutti gratuiti, o forse tutti gratuiti, di occuparsi di architettura e di arti applicate, di quanto tutto quello che in qualche modo è connesso all'architettura, con pochissimo, veramente con pochissimo. Vorremmo essere un esempio. 74 appuntamenti in programma in città e nell'area metropolitana, dal 30 maggio al 2 giugno. 14 extra festival, 48 eventi, 12 mostre e tra queste la più importante è Radical City a cura di Emanuele Piccardo fino a fine giugno all'Archivio di Stato. Sicuramente i temi veicolati dalla mostra che sono il contesto, la piazza, la teoria e la discoteca per certi aspetti sono ancora oggi attuali perché la crisi della didattica nelle facoltà universitarie, il rapporto tra operai e padroni, il ritorno della piazza come luogo di espressione del conflitto politico, basta pensare alla primavera araba, fanno sì che dopo quasi 50 anni l'architettura radicale sia ancora attuale, o meglio i temi veicolati all'architettura radicale oggi sono ancora di attualità. Radical e smart sono le parole chiave di numerosi eventi, come le sonorizzazioni del sound designer Painé Quadrelli e dell'artista Sergio Cascavilla. In questo caso si tratta dell'architettura radicale, in questo caso si tratta di una serata
con John Surighera, con musiche esclusivamente disco, e faremo una serata dedicata appunto a questo tema in contemporanea alla mia mostra sull'astrazione italiana, che ha un buco di 30 anni, quindi presenteremo una serata molto particolare. Preparerò una sonorizzazione per la linea 1 della metropolitana e un'altra sonorizzazione per l'ascensore della Mole, e quindi costruirò un paesaggio sonoro che spero trasformerà un po' la percezione dei momenti di attesa, per esempio, di chi sta in metropolitana, e di salita a vedere il fantastico paesaggio della Mole.